Bella ragazzi, prima di lasciarvi al video sulla carriera di FIFA 16, vi volevo avvisare che se notate uno sfasamento fra l'audio e il video, non è dipeso da me in fase di editing, ma purtroppo mentre registravo la webcam ha avuto qualche problema, si è bloccata un paio di volte, lo potrete anche notare guardando il video, e per questo potrebbe l'audio e il video durante il video non essere sempre sincronizzato. Quindi mi scuso, ma purtroppo non è dipeso da me, ma da un problema tecnico. Allora ragazzi, come sempre vi invito a lasciare like, commentare, condividere. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo ai prossimi video, sperando che siano tutti sempre sincronizzati e che la webcam non mi faccia più alcun tipo di scherzo. Bella! Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi su FIFA 16 e siamo nella modalità carriera allenatore con la Fiorentina. Ragazzi, nell'ultimo episodio, se vi ricordate, abbiamo iniziato il calciomercato e avevamo praticamente preso Versalico, anche se mancava l'ufficialità. Ragazzi, ecco qui l'ufficialità. Congratulazioni per acquisto di design Versalico, il giocatore è in arrivo, quindi ragazzi è ufficialmente preso Versalico. Qui c'era la formazione, vedete, non ci vorrà molto, ok. Ragazzi, vi volevo portare questo episodio iniziandolo subito con l'arrivo di Versalico, anche se ho dovuto aspettare agosto per avere la conferma. Ora cancelliamo questi mail. Ragazzi, abbiamo preso il terzino destro. Ora vi faccio vedere la formazione. Questa è la formazione, vi ricordo che io l'ho cambiata in un 4-3-3 da un 3-4-3. Ragazzi, il mio obiettivo è quello di prendere almeno un altro centrocampista, almeno un altro, e un altro difensore centrale. Anche se diciamo che comunque in panchina c'è Roncaglio, potrei anche farne a meno. Quindi io mi butterei principalmente su un buon centrocampista, perché Vesino non mi dà grandi garanzie. Tra l'altro eccolo qua ragazzi, ecco Versalico nel frattempo che si è trasferito. E oltretutto ragazzi, vorrei prendere anche un terzino sinistro, perché non ho terzini sinistro di ruolo, vedete, in panchina. Quindi in questo episodio ci butteremo inizialmente su cercare immediatamente un terzino sinistro, un centrocampista per la squadra. Quindi andiamo subito in trasferimenti e andiamo in cerca giocatori. Allora ragazzi, qua mettiamo posizione. Allora, posizione difensore. Oh, sono meno amato quando faccio queste cose qui. Ok, allora terzino sinistro, nazionalità qualsiasi. Stato trasferimento ragazzi, io non so se mettere sul mercato, comunque qualsiasi, mettere sul mercato per facilitarci. Campionato. Ragazzi, io punterei sempre sulla Serie A, perché alla fine è quella che conosco più di tutte, quindi eccolo qua. Andiamo magari a cercare in Serie A. Perfetto, calciatore ritrovato 0. Quindi partiamo subito benissimo. Cioè non c'è un terzino sinistro sul mercato in tutta la Serie A. Ottimo. Allora ragazzi, proviamo. Vediamo in Francia. Vediamo così, vediamo in Francia nella Ligue 1 cosa ci dà. Ci dà Diallo, Rayano, Traoré e Brisson. Io ragazzi sinceramente non li conosco, vedo anche i valori abbastanza bassi. Il campionato francese non è uno di quelli che preferisco, quindi direi di andare qui ragazzi. Andiamo nella Baccar, cioè la Premier inglese. Niente ragazzi, c'è carenza di terzini sinistri a livello europeo sul mercato, quindi io direi qualsiasi. Ritorniamo quindi in Serie A e proviamo a cercare in Serie A ragazzi, sti cazzi. Allora abbiamo Albertazzi, abbiamo Alexandro, anche se la Juventus non darà poco sarebbe tantissimo. Antonelli del Milan, idem. Non penso che sia possibile. Pablo Armero, che è appena arrivato. Kevin Constant, lo stesso. Mattia De Sciglio, la vedo dura. Ragazzi, proverei o a puntare su Dramé o Emanuelson, che comunque fa il suo dovere. Evra no, è troppo grande. Gulam non penso. Gobbi, che voglio adesso, se facciamo stare Lulic, non lo so. Masina, Mesba, Morleo, Mario Rui, che a me piace come giocatore, anche Nagatomo non è male, ma il problema è il prezzo. Allora ragazzi, io direi di provare, allora Zukanovic no perché è appena arrivato, io direi di provare con Mario Rui ragazzi. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo. Vediamo quanto chiede l'Empoli. Allora, il giocatore costa 5 milioni e 5. Noi abbiamo 13 milioni. Io direi di fare un'offerta di 5 milioni e 6.
e avanziamo l'offerta per Mario Rui. Ok. E in alternativa anche Masina, ragazzi, non mi dispiacerebbe. È giovane, quindi è interessante. Qui non mi dice il prezzo, dovrei chiedere informazioni. Io, ragazzi, gli faccio quindi un'offerta random. Mettiamo 4 milioni e avanziamo l'offerta. Ok, perfetto. Ora, ragazzi, andiamo indietro e mettiamo centrocampista, ruolo un buon CC. Ok, vediamo ora centrocampisti. Ragazzi, a qua Allan, Badu, Barreto, Benassi, Baselli. Baselli no, perché è appena arrivato, l'ho già visto nello scorso episodio, non lo cedono. Boateng, Biondini, Brighi c'è, 34 anni. Brozovic non penso che verrebbe da noi. Carbonero, Carmona. Ci sono molti centrocampisti, ragazzi. Il problema è capire chi verrebbe da noi. Duncan, ragazzi, sta facendo un'ottima stagione al Sassuolo. Abbiamo già preso Versalico, abbiamo buoni rapporti, quindi potremmo anche provare lui. Farnero, Zemaili. Vediamo un po', ragazzi. Alfredson si è appena trasferito. Beh, Amsic è fuori dalla nostra portata. Kedira, Kucica, lo stesso Kurtic. E ragazzi, vorrei qualche centrocampista che riesca a farmi anche un po' di gioco, più che solo un incontrista. Mi piacerebbe un centrocampista, ecco, un regista, che purtroppo scarseggiano. Messiroli, Montolivo, Nocerino, Nainggolan. Ragazzi, questi sono tutti fuori portata. Vabbè, Palombo no. Parolo costerà sicuramente parecchio. Vabbè, Pogba e Piani ci lasciamo stare. Rigoni, ci sono i due Rigoni, ragazzi. Potrei provare a prendere Nicola Rigoni. Vedete, i valori non sono elevatissimi. Jacopo Sala, che però si è appena trasferito, non penso che voglia venire da noi. Taider. Ok, ragazzi, questi sono i centrocampisti. Allora, o prendiamo un incontrista, sti cazzi, ci togliamo un po' di pensieri praticamente, perché sennò boh. Allora, Badu, Barreto si è appena trasferito, quindi non penso. Benassi, ragazzi, io vorrei puntare su Benassi, è un buon giocatore secondo me, ha buone caratteristiche. Allora, praticamente vogliono 3-6 milioni, vogliono 7 milioni per Benassi in pratica. Allora, io proporrei 7 milioni, ragazzi, che abbiamo bisogno di un centrocampista in più, ne abbiamo proprio bisogno, quindi dobbiamo spendere soldi. Ragazzi, sto notando che fare mercato su FIFA 16 è la cosa, non mi dispiace, nel senso che è molto realistica, è diventato veramente difficile. Che, ragazzi, qua nel frattempo avanziamo. Fare mercato è diventato una cosa veramente complicata, come nella realtà, tra l'altro. Allora, Torino, offerta troppo bassa, cioè questi vogliono 10 milioni per Benassi. Oh, ragazzi, attenzione, Empoli, offerta accettata. Quindi intanto vediamo lui. Vuole 50.000, va bene. Con la squadra mettiamo un giocatore importante. Ok, ragazzi, spero di aver acquistato anche lui. Allora, anche in trattativa con Empoli. Ti prego che il Bologna ha ricevuto un'offerta dalla squadra per Adem. Ah, per Masina. Ok. Qui, ragazzi, vabbè, qui c'è l'aggiornamento di giocatori che seguivano. Vabbè, sti cazzi. Qui, ragazzi, vogliono 10 milioni. Ma non ce li ho perché... No, ragazzi, non ce li ho perché se compro anche lui non ho più i soldi. Proviamo a chiedere altri fondi, ma ragazzi, non penso che, insomma, si possa fare. Possiamo provare ad aumentare un po' i fondi riducendo il budget. Vediamo. Accetta stanziamento, vediamo così. Offerta troppo bassa, vediamo ora. No, ragazzi, non ci riesco perché oltre gli 8 milioni non va. Posso proporre anche 8 milioni e 5, ma non di più. Avanziamo quest'altra offerta, vediamo un po'. Anche perché mi sa che mi ha tolto però anche i soldi di Masina, che comunque ho fatto un'offerta anche per Masina. Quindi forse nel momento in cui annullo l'offerta per Masina, il budget aumenta. Allora, offerta accettata. Ade Masina. Ok, ragazzi, qui c'era anche l'offerta per Masina. Quindi devo scegliere tra Masina
è Rui, Mario Rui. Io non so, ragazzi, sinceramente Masina, cioè, è interessante come giocatore, solo che non so se prende lui. Vediamo un po'. Diamogli il 5% di rete violata. Ok ragazzi, allora facciamo così. Accetto per entrambi. Ora ho pochissimi soldi, però ho accettato per entrambi. Poi o lui o Masina, devo rifiutare uno dei due, insomma. Quindi vediamo. Contro offerta ricevuta. Allora, ingaggio offerto è troppo basso. Ho valutato la mia gente. Tuttavia, allora praticamente vuole di più. Vuole 70.000 a settimana. Quindi ragazzi, io per ora lascio in sospeso. Vediamo invece Masina se si convince con quei soldi. Vediamo, offerta troppo bassa. Abbiamo per Marco Benassi, non possiamo accettarla. Va bene, contro offerta ricevuta per Masina, che vuole 30.000. Offriamoli 35.000. Però 4 anni, ruolo squadra. Mettiamo un giocatore chiave, ragazzi, sti cazzi. Così lo cerchiamo di convincere a venire da noi. Qui invece vuole... ragazzi, non penso di farcela prendere lui. Molto difficile, ragazzi, che io riesca a prendere Benassi in questo momento. Vediamo, andando avanti, come si evolve. Se no devo cercare un altro centrocampista. Accetto offerto. Ok ragazzi, secondo acquisto ufficiale è lui, Adam Masina. Quindi abbiamo... ok ragazzi, ecco qua, nuovo giocatore in arrivo. Abbiamo appena preso un altro giovanissimo, che nella realtà sta facendo bene, spero anche nel gioco. Allora ragazzi, quindi ora praticamente, ora che ho preso Masina, devo cercare di riequilibrare le finanze. Quindi ok, questo è il nostro budget. Abbiamo 40.000 di stipendio e 9 milioni. Potrei aumentarlo, ma non riuscirei poi a coprire. Facciamo così, mettiamo così. Allora ragazzi, devo rituffarmi subito alla ricerca di un centrocampista. Benassi non è alla nostra portata. Qui è rimasto salvato, quindi ok. Quindi vediamo un po' il costo magari di qualcuno. Bertolacci no, Biondini no. Ragazzi, Brighi qua, 34 anni, non vale la pena fare un investimento del genere. Io punterei su Carbonero, anche se non è proprio un centro, cioè non è un regista. Cigarini, potremmo provare a vedere Cigarini, ragazzi. Cigarini magari potrebbe essere un buon giocatore. Possiamo provare a fare un'offerta di 5 milioni, vediamo se è inaccettata. E poi io direi di metterci al sicuro, ragazzi, con, secondo me, qualche giovane, qualcuno molto giovane. Potremmo provare a vedere Radanovic, ragazzi. Non so che valore abbia di mercato. Posso provare a offrire 6 milioni. Vediamo. Quindi proviamo a fare l'offerta per Radanovic. Atalanta, attenzione ragazzi, offerta accettata per Luca Cigarini. Quindi attenzione. Stipendio 50.000. Noi gli diamo 4 anni. Con la squadra mettiamo un giocatore importante. Bonus goal 5%. Dovrebbe accettare con queste condizioni. E ragazzi, direi che con Cigarini potremmo anche chiudere il calciomercato, perché dopodiché avremo una buonissima, buonissima squadra, comunque abbastanza completa. Chievo Verona, offerta accettata per Radovanovic. Allora ragazzi, anche il Chievo Verona ha accettato l'offerta per Radovanovic. Quindi ora non so chi dei due però andare a prendere. Stipendio settimanale 40.000. Io qua li potrei proporre la stessa cosa. Vediamo, 5 anni. Ragazzi, tra Cigarini e Radovanovic, forse sono più propenso a Radovanovic per un discorso di età, che Cigarini è più grande di Radovanovic di 3 anni, cioè 29 Cigarini, 26 Radovanovic, quindi Radovanovic mi garantirebbe 3 anni in più. Quindi potremmo... Nel frattempo l'Atletico Madrid ha comprato Oscar per 42 milioni, cioè noi siamo qui a fare i calcoli e questi invece spendono 42 milioni per Oscar. Cioè, la differenza tra il calcio italiano e quello europeo, anche in FIFA, esiste, come giustamente... Perché anche nella realtà è così, ragazzi, purtroppo. Ok ragazzi, andiamo avanti.
Allora, aggiornamento d'Italia, va bene, qua ci sono continui aggiornamenti dei giocatori che avevo deciso di cercare. Allora, controfferta. Ah, ragazzi, vuole 70.000 di ingaggio. Mi sa che sarà un po' difficile. Okay, ragazzi, conferenza stampa. Fiorentina-Milan, Serie A team, si parte subito male. Allora, io direi di parlare della mia squadra, non di quelle delle altre. Voglio motivare la mia squadra. Aggiornamento da Argentina. Vabbè, ragazzi, qui ci sono i giocatori dell'Argentina. Ok. Attenzione, ragazzi, ha accettato l'offerta Radovanovic. E quindi, tra Cigarini e Radovanovic, prendo Radovanovic, anche perché Cigarini aveva chiesto 70.000. Per me è troppo. Quindi, ultimo colpo di questo mercato è Radovanovic. Tranne se, ragazzi, non mi arriva qualche proprio offerta bomba. Ok, allora, qualche buona occasione, tipo l'ultimo giorno di mercato. Allora, ragazzi, questa qua è la formazione. Quindi, nel prossimo episodio andremo a sfidare il Milan nella prima partita del campionato di Serie A. Mi raccomando, ragazzi, se la serie vi sta piacendo, supportatela con un bel like. Commentate se magari avete qualcosa da dirmi, soprattutto, ragazzi, se volete aiutarmi in questa carriera, perché io la vorrei portare per farla crescere insieme al vostro aiuto, non da solo. Quindi mi piacerebbe se anche voi potesse diventare praticamente partecipi, ecco, alla mia carriera. In che maniera? Dandomi consigli sul modulo, su acquisti che potrei fare come ultimo giorno di mercato o il mercato invernale. Se secondo voi c'è qualcuno che dovrei vendere della Fiorentina che non vale la pena tenermi. Insomma, ragazzi, tutti i consigli tecnico-tattici che avete in mente su questa squadra, scrivetemeli pure. Inoltre, ragazzi, vi invito ad andare sulla mia pagina Facebook nelle note, quindi, ragazzi, mi raccomando, da PC, perché purtroppo da dispositivi mobili le note non sono disponibili. Lì troverete la guida e consigli delle carriere su FIFA 16. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, suggerite agli amici, aiutatemi a farmi conoscere. Confido come sempre in voi. Qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!